Questa settimana, come vedete, sono arrivati i salami, sono arrivati i formaggi e poi la zucca sottovuoto addirittura, le mele ancora, i melograni, gli aranci, i mandaranci, le patate, ancora zucche. Veramente grazie di cuore a tutte le persone che continuano a portarci questi meravigliosi prodotti che sono indispensabili per noi e anche e soprattutto per i bambini. Grazie, perché queste cose servono soprattutto ai bambini. Di prima mattina al banco alimentare già pronte le borse della spesa da consegnare ai tanti che per l'intera giornata arriveranno a Sant'Artemio. Nei sacchetti i cibi a lunga conservazione, ma anche frutta e verdure fresche, prodotti di stagione che chi può dona con gioia. Ogni mercoledì sono decine le nuove famiglie che si registrano. E l'altra volta erano venute quasi in 20. C'è sempre un sacco di gente nuova. L'impegno di Rete Veneta, ma anche il passaparola tra le famiglie, siano italiane o straniere, fa sì che di settimana in settimana si moltiplichino le persone che prendono coraggio e vengono a chiedere un aiuto, così come le donazioni, lo stesso meccanismo che coinvolge anche i volontari sempre più numerosi. Avrei altre persone che sono disposte a venire, perché io già vado con la Caritas e queste persone sono disposte a venire anche qua. Una macchina della solidarietà che non si ferma, quella di Rete Veneta e dell'Ollus Aiutateci, grazie al grande cuore dei veneti.